più dura fare le interviste, però oggi ti tocca, perché dopo una tripletta, credo la prima della carriera, quindi insomma il giro lo fai completo con noi. Sì, no, vabbè, lo faccio volentieri, ci mancherebbe, ce ne fossero di interviste perché faccio triplette, sinceramente. Però, a parte il fatto della mia contentezza, gioia per la tripletta, tripletta che dedico poi a mia moglie Greta e mia figlia Annalisa, ovviamente, a loro. È una grande vittoria del Pescara, sottolineerei. Sì, parliamo prima però della tua prestazione personale, perché è indubbio che vada sottolineata. Primo gol sul taglio di Verratti, Insigne che ti cerca di continuo, insomma lì davanti 19 gol in 3. Sì, bene, fino adesso dobbiamo continuare, perché dopo 11 partite è troppo presto per cullarsi, diciamo, per addormentarsi. Non andrebbe fatto mai neanche all'ultima giornata di campionato, quindi figuriamoci dopo 10-11 partite. Senti, se avessi avuto uno Zeman 10 anni fa, dove sarebbe arrivato Sansovini? Non abbiamo la riprova, quindi non lo so, però sicuramente il mister in questo poco tempo in cui è stato con noi ci ha insegnato il calcio in maniera diversa e per ora stiamo raccogliendo dei frutti importanti. Per voi attaccanti è un piacere, insomma, perché la palla è sempre nella metà campo avversaria, vi trovate, poi tecnicamente c'è un tasso molto alto quest'anno nel Pescara, giovani di qualità, lo sottolineava anche Castori. Sì, giovani di qualità, sicuramente è quello che ci fa fare il salto di qualità, e amalgamati con i vecchietti che hanno voglia come i giovanotti per fare una grande stagione. Quindi diciamo che ci sono i presupposti per toglierci delle soddisfazioni, anche se poi il campionato si gioca partita dopo partita. Sarà presto, tutto quello che vuoi, c'è una trasferta già difficile come quella di Bari, però c'è un terzo posto, c'è il miglior attacco del campionato, una difesa che sembra registrarsi col passare delle settimane. Sì, adesso i numeri sono questi qui e va bene, siamo contenti, certamente, noi lavoriamo apposta per quello, quindi stiamo raggiungendo piano piano i nostri obiettivi per cui lavoriamo in settimana e dobbiamo solamente dare continuità e cercare di avere il meno possibile cali di tensione, secondo me. Chiudiamo, sono le altre adesso a preoccuparsi del Pescara? Speriamo che siano sempre preoccupate del Pescara, magari giocando con più timore si sbaglia un po' di più, ma questo è un campionato lungo e difficile, incontreremo squadre ancora più forti di quelle che abbiamo incontrato adesso e noi dobbiamo, come ho detto prima, tenere alta la nostra concentrazione, la nostra tensione e dobbiamo stare bene fisicamente tutti.